si apre una fase difficile e nuova, dove siamo chiamati tutti a dare il proprio contributo. E ci tengo a ribadire una cosa che non può e non deve essere sottovalutata, che sono il sindaco di questa città, ma sono il sindaco eletto del Partito Democratico. Nessuna questione può essere barattata su questo presupposto. Però io ho l'esigenza di fare una discussione ampia che veda la partecipazione di tutti e che ragioni nel merito delle questioni e che ci faccia fare un passo avanti. Siccome a differenza di molti non porto rancore per nessuno, a questa discussione possono partecipare tutti quelli che vogliono partecipare, con la franchezza delle posizioni, con le distanze necessarie, ma con la voglia di far ripartire la città. Ripeto, nessuna polemica, ma la necessità di dire alcune poche chiare cose utili anche al proseguo. Ho la necessità e il dovere di ringraziare tutti quelli che responsabilmente continuano a credere che non è l'abbandono il luogo delle soluzioni, ma che la forza, la capacità di stare dentro i processi difficili e soprattutto la determinazione che ci può far uscire da questa condizione difficile. Io parto da quelli che ci sono, da quelli che credono che questa esperienza debba continuare, però il dovere, e lo farò alla fine della seduta, di rassegnare le dimissioni da sindaco di Manfredonia. È un atto dovuto per le questioni che ho detto prima, anche per consentire a tutti, in modo particolare a chi ha posto i problemi politici, di esprimersi fino in fondo sulla necessità di continuare questa esperienza. E come ho sempre detto, io non sono attaccato a nulla, ma sono attaccato alla mia dignità di persona e sono soprattutto attaccato all'idea che la politica deve fare, diciamo, il suo corso e deve evitare lo scontro tra le persone. E quindi sono convinto che c'è un luogo dove si può fare ancora politica e quest'Aula dovrebbe essere il luogo dove si fa politica, si parla dei problemi della città, non si arriva col copione, perché poi spesso cambiano le condizioni, bisogna cambiare anche il copione, non si è in grado di farli, ma si cerca in maniera elastica di procedere in una certa direzione. Sono dispiaciuto per molte delle cose che sono accadute, io non sono una persona perfetta e non ritengo di aver fatto, diciamo, in maniera esemplare tutte le scelte a cui sono stato chiamato a fare. Posso assicurarvi che non è semplice, una cosa è dire no, una cosa è scegliere, e che spesso hanno pesato anche scelte difficili, ma credo che sia utile per tutti, lo dico con molta franchezza, a partire da quelli che ci credono, che si apra una fase di discussione. Alla luce e alle conclusioni di questa discussione, il sindaco di Manfredonia, ho letto un commento, poi ci ritornerò un attimo, deciderà se questa strada è chiusa e va rimessa, diciamo, al commissario, il governo, fino alle prossime elezioni di maggio, oppure ci sarà una ipotesi di governo che possa rilanciare i temi sui quali la città in questo momento è in forte, diciamo, difficoltà. Non ho il cerino in mano, come qualcuno mi ha voluto, ne ho lette tante, diverse, divertenti, per la verità le vignette sono quelle che mi divertono di più. Io non ho il cerino in mano, io ho l'esigenza di aprire una discussione, dopodiché all'esito di questa discussione farò le ulteriori decisioni. Ed è tutto evidente, non voglio dimenticarlo, perché nei 20 giorni che la legge diciamo, mi dà a disposizione, dovrò, per forza di cose, per ragioni di obblighi di ordinaria amministrazione, affidare le deleghe che mi sono state rimesse dal vice sindaco Zingariello ad altro assessore, che deciderò alla fine di questa seduta prima di rendere le dimissioni. Ripeto,
vorrei che la discussione fosse una discussione, diciamo, serena, e che come al solito questa, diciamo, anche se mi permettete, pacata e forse anche non apprezzata, diciamo, analisi del sindaco, l'ennesimo pretesto per fare una polemica su tutto. Grazie.